Assessore Berrino, oggi la presentazione di un progetto importante per l'inclusione al lavoro, per diffondere la cultura del lavoro, ma anche del nostro mare. Ma assolutamente, è uno degli obiettivi che l'assessore Cavo insieme alla giunta regionale si è posta, insieme a me come assessore al lavoro, per indirizzare il mercato del lavoro, e quindi i ragazzi che si avvicinano per la prima volta al mondo del lavoro, a quei mestieri che sono nati e si possono sviluppare ulteriormente sul nostro territorio, quindi l'economia del mare, la blue economy, il working blue, come si chiama appunto questo progetto, di formazione completamente gratuito, pagato interamente dalla regione. Che questo ente di formazione ha benissimo organizzato e che farà sì che tantissimi ragazzi e ragazze potranno formarsi per accogliere a bordo, nel migliore dei modi, coloro che salgono sugli yacht, che siano crociere o che siano charter. È un lavoro che, vuol dire, di cui si sente la necessità. Ci sono opportunità di lavoro in tutti i nostri porti della Liguria, ma anche nella vicina Costa Azzurra. Il turismo è in evoluzione, c'è sempre più bisogno di lavoro, quindi le due situazioni si devono incrociare per forza di cose. Ma assolutamente sì, e poi non può essere nascosto anche che questo corso, questo Working Blue, vada anche verso il tentativo di far sì che i nostri porti liguri, soprattutto questi del Ponente, possano essere utilizzati a fini turistici, quindi come meta di crociera. Una buona qualità di chi lavora a bordo può anche servire a questo. Assessore Biale, si parla di lavoro, si parla di turismo, quindi il Comune di Sanremo è in prima fila e aderisce al progetto. Certo, al Comune di Sanremo è stato proposto di aderire al progetto, l'ha fatto molto volentieri, perché questa è sicuramente una filiera, quella del turismo, di cui la nautica da diporto e il diportismo sono una componente, è una filiera fondamentale per l'economia del territorio. Quindi avere personale qualificato professionalmente è sicuramente un valore aggiunto, una carta vincente. Quindi i giovani che volessero aderire al progetto possono rivolgersi al Comune di Sanremo. E anche al Comune di Sanremo per avere informazioni e per essere indirizzati.